Ragazzi, benvenuti finalmente in un nuovissimo video. Facciamo una piccola sfida. Entro 24 ore dall'uscita di questo video proviamo ad arrivare a 7000 like. Quindi mi raccomando, iscrizione, like e condivisione con tutti i vostri amici e amiche sui gruppi WhatsApp, mi raccomando. Di voi conoscono i cereali Cho e Co oppure i cereali più famosi, quelli Nesquik? Bene, quest'oggi ragazzi ho ricevuto un altro pacco, perché come sapete ogni giorno a casa mia arriva un pacco, e questo pacco che ho proprio qua davanti a me è veramente qualcosa di incredibile. Non mi sarei mai aspettato che arrivasse in questo modo, quindi mi raccomando, like e iscrizione in 3 secondi se volete vedere questo pacco. Meno 3, like e iscrizione veloci. Meno 2, veloci. Meno 1. Ok, ragazzi, il pacco che è arrivato è questo qua. Ecco a voi i cereali di SpongeBob.exe. E veramente, ragazzi, è veramente una figata. Veramente qualcosa di assurdo. Guardate cosa c'è scritto: i veri cereali di SpongeBob. Ragazzi, qualcosa di, oh mio Dio, incredibile. Direttamente, ragazzi, provenienti da mondo horror. Vi lascerò il primo link in descrizione, primo link nei commenti per visitare questo sito. Ok ragazzi, ma parliamo di cose effettive, parliamo di cose interessanti. Ragazzi, vogliamo aprire questo pacco di cereali e assaggiarli oppure no? Scrivetemi ora nei commenti sì o no, ragazzi, se volete assaggiarlo. Guardate che figata, raga, mamma mia, con tutte le immagini di SpongeBob, specialmente questa in prima pagina, veramente molto molto horror. Fanno parte dei corn, quindi appunto cereali direttamente da SpongeBob, e pesano praticamente 375 grammi. Ma se ora vi iscrivete, lasciate like e condividete, ci mettiamo sul nostro setup ad aprire subito questi cereali e assaggiarli nel latte freddo. Proviamo ragazzi, dai. Ragazzi, guardate dove sono finito esattamente, raga, sul nostro setup, dove andremo a provare questi cereali insieme al nostro bellissimo e freschissimo latte. Allora ragazzi, io direi immediatamente di aprirli. Anzi, sapete cosa vi dico ragazzi? Facciamo tutto a mano. Allora vado ragazzi, apro questa scatola dei cornflakes, quindi dei cereali di SpongeBob. Meno 3, meno 2, meno 1. Ok, ok, ragazzi, ragazzi, ragazzi. Oddio, oddio, raga, aperti i cereali di SpongeBob. Ma che figa. No ragazzi, non ci posso, non ci posso credere, raga. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci sto veramente credendo. Ma quanti sono? Sono tanti. Raga, 3, 2, 1. Oh mio Dio. Raga, ho paura che scoppiano. Ok. Che figata. Ok, guardate qua ragazzi. Esattamente, sono gialli appunto perché SpongeBob è giallo. E per fare qualcosa di veramente ancora più interessante, direi di evocarlo direttamente con noi. Ma chi abbiamo qua al nostro fianco? È proprio lui, è proprio SpongeBob gigante. Allora ragazzi, facciamo subito così. Prendo subito la tazza per metterci il latte. La prendo subito. Eccola qua ragazzi, la tazza super pulita per metterci il latte. Quindi apriamo il nostro latte freschissimo, raga. Non ne versiamo troppo perché appunto ho paura di quello che potrà succedere. E vado a versare il latte. Vai, 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 vai. Perfetto, perfetto. E basta, ok, così basta e avanza. Chiudiamo il latte perché sennò si potrebbe rovinare. E signori, è arrivato il momento di spacchettare questi cereali. Vado raga, 3, 2, 1. Ok, ok, ragazzi, guardate un po' voi raga. Aperto, oh, 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 attenzione, attenzione, abbiamo aperto i nostri cereali. Vorrei immediatamente, raga, assaggiarne uno. Anzi, 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 fermi, fermi, fermi. Versiamole direttamente nella tazza con latte, raga, per vedere appunto di cosa sanno. Vado, raga, li metto e 3, 2, 1. Ok, 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 raga. Per ora non hanno nessun effetto strano. Perfetto, perfetto, ragazzi. Ok, 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 guardate qua, vi faccio vedere esattamente. Abbiamo inserito i nostri cereali nella tazza piena di latte. Interessante. Prendiamo un piccolo, raga, cucchiaio per appunto andare a mangiare.
guardatela. No, raga, che lo vedete pure voi o non so, o sono pazzo. Tutta l'acqua è gialla. Cioè, l'acqua, il latte è già... Raga, il latte si è trasformato in giallo. Forse sarà appunto il colorante. Vado, ragazzi, sto per dare il primo morso a questi cereali che effettivamente hanno un odore un po' strano. Vado, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Raga, non sono per niente buoni, ma devo mangiarne un po' per appunto avere gli effetti collaterali. Fanno veramente schifo. Devo bere acqua. Non ho neanche acqua fresca. Raga, vi giuro, fanno proprio schifo. Ma devo continuare a mangiarli. Ultimo morso, dopodiché vedremo quali sono gli effetti collaterali che teoricamente dovrebbero in questo momento girare in tutta la mia pancia. 3, 2, 1. Raga, mi sento male. Raga, mi sento male. Raga, raga, mi devo sedere un secondo. Mi sta venendo il mal di testa come con la pozione di Peppa Pig, raga. Mi sento malissimo. Ma perché ho le mani gialle, raga? E perché c'ho il muso giallo? Ma raga, mi fa malissimo la testa. Ragazzi, mi fa malissimo la testa. Mi hanno fatto perdere tutta l'energia che avevo, raga. Mi sento veramente debole, malissimo. Raga, ma ho tutto il muso giallo! E c'ho anche le dita. Raga, non ditemi che ho tutta la faccia gialla. Raga, ho tutto giallo! Raga, perdo colore giallo! Mi sento malissimo. Aiuto. Ancora. Oh.
raga, mi sento del colore giallo. Ho un crollo ragazzi del sistema. Però raga, le mani gialle effettivamente sono rimaste. Diciamo che per un piccolo momento mi sono trasformato, non lo so, ho avuto qualche allergia raga, penso sia un'allergia raga. Per ora mi inizio a sentire meglio. Ragazzi, è stato qualcosa di veramente bruttissimo raga. Aiuto, che succede?